Aspettando la seconda domenica di campionato e del notaresco il derby di Coppa Italia del Savini contro l'Ovastese. 3-2 per la squadra di Massimo Epifani che avanza nella competizione grazie ad un Gassama semplicemente incontenibile. Tre volte a segno, tante seconde linee negli 11 titolari, rotazioni che servono ai due tecnici per portare al massimo della condizione tutto l'organico. Il pallino già in avvio dei padroni di casa, il piazzato di Massetti trova il tuffo di testa di poco al lato di Gallo in percussione offensiva. Piano piano inizia a carburare Gassama. Suo il tiro centrale dal vertice dell'area di rigore al settimo, replicato da Pesce, 5 giri di lancette più tardi, seppur con esito identico. Di Feo è attento e blocca. Ancora notaresco al quarto d'ora, il binario è sempre quello destro, Massetti al traversone, Gassama per la girata alta. La risposta, la prima di una Vastese con 8 under in campo dal primo minuto al 24esimo. Ferramosca gira un suggerimento di De Angelis trovando però un muro all'interno dell'area di rigore. Sul ribaltamento veloce ancora Gassama, stavolta in veste di assistman, trova Pampano che col diagonale cerca il vantaggio ma trova la risposta coi piedi di Di Feo. È l'antipasto però del gol che arriva al minuto 28, Bellardinelli da destra per Frederick, dalla parte opposta sinistro violento, che il portiere della Vastese devia in corner, sugli sviluppi del quale Gassama, imbeccato da Massetti, gira alle spalle di De Feo il pallone del vantaggio notareschino, nonostante l'estremo tentativo di Ferramosca. 6 minuti e Gallo in anticipo serve verticalmente ancora Gassama, che apre il turbo e batte ancora l'estremo aragonese con un tocco morbido. 2-0 per il rosso-blu di Epifani. Chiusura di tempo con la rete ospite che accorcia le distanze. Il piazzato di De Angelis trova Martiniello lasciato solo, libero di colpire di testa. Stavolta è Mariani a dover capitolare per il 2-1. Ultimo sussulto della prima frazione con Di Feo che si supera sull'incursione in area di Pesce. Secondo tempo con la Vastese a caccia del pareggio, l'iniziativa di Scafetta al 55esimo termina con la conclusione insidiosa deviata in corner e all'ora di gioco con la punizione direttamente in porta di De Angelis che Mariani smanaccia in calcio d'angolo. Epifani richiama Pampano per Bana, da Derio Montesi e Martiniello per Di Filippo e Alonzi. Aragonesi decisamente più in palla però, al 69esimo la difesa di casa chiude in qualche modo sul traversone basso di Scafetta anticipando il tocco sotto misura di Ferramosca e il pari arriva come conseguenza logica di una ripresa praticamente tutta biancorossa. Alonzi lavora un buon pallone sulla destra e serve l'inserimento di Sansone per il 2-2 comodo. Pari però che dura solo 120 secondi perché al notaresco basta e avanza l'ennesima fiammata del pomeriggio di Gassama, lanciato in campo aperto, sigla la sua personale tripletta col destro che trafigge Di Feo. L'assalto della Vastese, benché veemente nel finale, non regala il sigillo della parità. Al secondo turno va il notaresco dunque. Domenica si replica al Savini ma stavolta sarà campionato contro il Trastevere. Impegno interno per la Vastese con il vasto Girardi ma sul neutro di Agnone, aspettando che il terreno di gioco dell'Aragona sia presto pronto. È una partita, l'ho detto anche in pre-gara, che era un modo per vedere chi ha giocato di meno e di far fare minutaggio a Colombatti che viene da un crociato. Sono contento, una bella partita, bella accesa, bella a ritmi alti, è stato un bel allenamento e poi vincere fa sempre piacere, però ci dobbiamo subito proiettare a domenica che è il campionato, che è la cosa più importante. Partita che ti ha consentito anche di sperimentare la difesa a tre. Sì, ma queste partite servono anche per questo, anche per dare minutaggio un po' a tutti, avendo 4 difensori centrali, ho tenuto a riposo Ivan, Speranza, e per far giocare anche tutte e tre insieme, per far giocare anche fuori quota nel proprio ruolo. E sono esperimenti che si fanno, che possono sempre ritornare utili per il futuro. L'importante è che abbia fatto un buon allenamento, ripeto, una buona gara, non si è fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Mister, io credo che al di là del risultato avverso, però soprattutto nel secondo tempo hai trovato una squadra brillante, viva, con tanti giovani, che ha avuto voglia di riprenderla questa qualificazione. Sì, è proprio così, insomma, anche al primo tempo, però poi ci siamo trovati al 30esimo, insomma al 28esimo, sotto di un gol, abbiamo commesso un paio di errori, però mi è piaciuta questa veemenza di questa squadra, di questi ragazzi che stanno lottando e correndo da un po' di tempo. Era giusto dare possibilità a tutti di disputare una partita, prima di tutto contro il Notaresco, che insomma in questa categoria è una delle squadre migliori, e nello stesso tempo di andare a fare una gara ufficiale. La Coppa serve anche a questo, per ruotare un po'. Adesso la Vastese è fuori, però
Posso chiederti chi hai visto particolarmente bene dei ragazzi che oggi hanno giocato? Devo dire un po' tutti, dal portiere, da Scalise, Scafetta, Sansone, insomma tanti.